rispetto a richiesta nostra. Speranze perdute, via. Al tre, al tre. 3, 2, 1, 3. Si può ballare! Un'altra delle due, dai. E allora vi vorrei dire più o meno a quelli che c'è, che mi stanno a sentire, o a quegli altri, non importa. La situazione qua di queste zone è messa sotto un'altra situazione, comunque è qui. Creato fui da un gesto che l'amore moltiplica nel mondo le esistenze. Da un uomo con la donna nel calore e dal rimiscolio delle semenze. Poi nacqui qua. Passano 9 mesi da quel giorno, giusto il tempo delle 3 stagioni. È difficile infilarla. 3 stagioni. Comunque, nacque proprio nella stagione dei soglioni. Correva l'anno 9-26. Hai fatto quello che è. Ora sa tempo, sa tempo. Sa tempo, tutto il tempo è tu voi. Correva l'anno 9-26. 11 agosto all'1 del mattino, una luce brillò negli occhi miei della candela sopra il comodino. Lucean le stelle in quella stanza a tetto, tra le piastre sconnesse a copertura. Tutto questo nel tempo, mi fu detto, cominciava da lì la mia avventura. E andai per là, dove la terra pende e il vento scuote i rami dei castagni. L'acqua nei fossi, che ora non ci sono più, spumeggiando scende, gorgoglia e si riposa negli stagni. E dove la primavera arriva tardi, ma ogni gemma si schiude all'aria pura, mentre tra foglie secche e in mezzo ai cardi, qua la germoglia la castagna scura. E dove l'estate, col suo verde manto, ogni albero prolunga le sue fronde, nel caldo sole degli uccelli il canto col brusio delle foglie si confonde, ora non più. E dove l'autunno, nuvole radenti si avvolgono alla cima di ogni monte, fra odor di funghi e foglie già cadenti ritorna a zampillare la muta fonte. E dove l'inverno non si fa chiamare, cade la neve sopra ad ogni cosa, la gente sta d'intorno al focolare e insieme alla natura si riposa. In quell'ambiente là, sano e genuino, dove io bambino mossi i primi passi,
e sorridevo come ogni bambino, correvo con il zoccolo tra i sassi e la perlaia. Quello era il mio mondo. Giocavo con il gatto e le galline, con il cane facevo il giro tondo e una felicità senza confini. Ma quel tempo passò velocemente. Da quel momento non si è mai fermato. Conobbi tante cose e tanta gente, da questo punto qui sono arrivato. Soriano! Dove arriva il suono di questa campana, che ora non sento più suonare, non c'è nemmeno a parlare con me. Non c'è niente. Una volta, tanto tempo fa, usava andare di maggio a cantare, il primo di maggio, la notte, il 31 aprile e il 1 maggio, c'era questo... Sì. I giovanotti di allora andavano a cantare nelle borgate, si fermavano la donna di finestra, che non sapeva che era qualche bambino, questo era negli anni 40, c'era anche prima, poi nella guerra con lui venne giù, poi prese verso 45 e qui al Vizio, come in tutti i paesi della montagna, c'era questa festa del 1 maggio e cantavano. Ora io vi canterò qualche storia, questa festa loro mi accompagnano con qualche nota che ci accorta. Come prima strofa cominciava così. Siamo venuti questa sera a portare il nuovo maggio, e l'aprile è un buon passaggio di una vaga primavera. Siamo venuti questa sera. Dove c'era qualche ragazzina addormentata. Ragazzine che dormite dalle più incavalzate, e nel mentre vi svegliate il vostro amore sentirete. Ragazzine che dormite. Per esempio è bellissimo. Anche l'usiglio selvaggio va cantando alla foresta, con quel canto di gran festa perché vive tutto a maggio. Anche l'usiglio selvaggio, perché la vostra ragazzina c'è una vaga rondinella che fa il nido sotto al tetto, e anche a voi bambina bella vi ci vuole un giovanetto. Poi quando ho detto una cena tanti, che la fu finita, quando a un certo punto andavano via, dicevano, noi di qui facciamo partenza ad altri parchi abbiamo da andare, e con parti di riverenza dentro e fra ci assalvagliare. Anzi. Thank you.
Ma quella bella signora lì, quella di anche vicino. È vicino. Ci si vede un in serenata. Era fuori la rovescia. E là. Io serenata la rovescia non l'ho avuta. Affacciati alla finestra. Come la mola. È bionda, è bionda, è bionda, è bionda, è bionda. Bionda. E non la dama dei tuoi capelli da me e ne una dama gli ho metto all'orologio o per caseggia. Finito? Succedeva delle canzottate, qualcuno andava via, perché è un tetto, e a un certo momento ci fu una persona che prese un bacio, dice la prossima volta che viene qua quelli di Orsigna, ci si fanno fuori tutto questo. Che fa? Prese dei ramicci come loro avevano fatto 15 tondi, no? E l'attaccò fuori dalla finestra, lì del circolo che non ballava, della casa guardava. C'era una sera quando quelli fanno casino, quelli di Orsigna fanno casino, si tira fuori questo ramicci e botte, che sono a casa. Però c'era una donna, aveva visto questo discorso, una socia, una mamma, aveva visto questo gesto, questi amici. Prese questi amici e li butto via. Si fa una biglietta che si deve smandare a fare. Quelli non può così. E andò bene. Mi traviano anche l'anna. E tanto è vero che tante ragazzine di qua, di questo paese vizzero, andò a finire sposa a quella dello zio. Allora prima che ci colga peste, ci colga, assù, si fa un... si fa il Silvio da quarta di campo. Sembra autunno, le gocce d'acqua cantano una canzone. Quella canzone delle cose morte, io di dietro alle persiane della casa silenziosa vivo nell'attesa. Passa un'ora e un'altra ancora, guardo il cielo più si oscura e un torrente di acqua chiara si scatena e fa eccola. Paura. Eccola. Le strade che nessuno ti avventura, come farà a raggiungermi il mio amore? Come farà? Me lo dice questo cuore, forse verrà. Aiuto! Capofio! Capofio! No, salvo il palpino! No! Lugano dice, ma tu non ci mangia mai, come mai? Vai un po' a lavorare, fa qualcosa per comprare qualcosa da mangiare.
Tu mi hai sposato perché sono bellino e ora mangia a togliere il canino. Vezzilio è la storia di... È la storia più o meno di... Sì, dei bastimenti partivano da Genova, dove c'erano tanti italiani che andavano in America a cercare fortuna. Questa è una storia del 1906, quando è nato Mirko Rossi, sì, meno, quell'anno lì, che lui c'era e è sopravvissuto, fra l'altro, perché è la storia di un naufragio alla fine, che è un naufragio che loro partono a Genova, però insomma il bastimento va male, affonda, eccetera, eccetera. E questa, e si chiamavano i Sirio, partivano questi Sirio, erano questi bastimenti, e questa è la storia di uno, di uno. Dopo ce la racconta Mirko, che lui c'era, poi sono vissuto anche agli 11 del Golfo di Baratti, eccetera, la buona delle fate, e poi 33 minatori cileni. Però cioè, queste sono le leggende, cioè dove c'è un disastro Mirko Rossi c'è, c'è la polizia, c'è un disastro Mirko Rossi e Rossi la polizia, attenzione al Paletti, ragazzi, buon Paletti,
ubriaco se dormendo, ma questo è il guaio. La peggio tocca sempre alla persona della sfida. Però fa la fisarmonia anche lui. Ale, armonica. Vedi? Ale. La suona. E te. Vedi che anche lui sarebbe un cantantone di lui. Questa è la salute. Dai, va via, bravo. Questa è la cosa che ti va a fare. Non la tutto. Ma torno pure in questo di merda, ti devo portare. Questo scavo di merda, torna a casa tua. Attento che cane che si aventa. Cane che si aventa. Allora, si dovrebbe fare. Che si fa? Che si era detto? Quella moderna. Quella moderna, via. C'è la versione di Papi Abriaco, riveduta e corrotta da noi altri medesimi. Sempre noi, sempre noi. Volevo un applauso più convinto per queste due bambine che fanno tutte queste belle cose. Soprattutto sottolineare che la maglietta è del collettivo. Da ora è sua maglietta. Grazie davvero, grazie. Visto? È arrivata. Yo voy a...
asciuga la prova. Per fortuna c'è chi mi risponde. Aspetta un centesimo e mezzo, io chiedo con te. Soltanto quale? Magari un po' vecchiale sei più. Neanche qui a casa ci danno così. L'assessore che ti ha aperto, mentre rullato ci andava di su. La prima sulla massima voce, a tutti ci c'era una croce. Non rispondo se fatto le tre, poi da sciogliere una volta. La sfaldazione, la forza ce l'ha chi c'è. Io non tengo compendio che chi lo stipendio non ha se sognava fa. Accendere mia figlia lo c'è, ma pari non ti levo ciò. E non chiedo la faccia da te, mi faccio la barba, la faccio da sé. Poterete un cappotto calmello, che al mazzi così se la vado più bene. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrata la televisione. Grazie mille per eccellenza, mi basta solo un padre se. Il mio Ciao.